Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi cercherò di spiegarvi perché ultimamente vanno tanto di moda tutti i vari rematori al cavo alto, basso o lat machine a un braccio solo. Partiremo da quello che ci siamo detti nell'ultimo video, cioè sulla biomeccanica del dorsale. Capiremo perché quanto quello che abbiamo visto sia vero, ma ci siano tutte le eccezioni che rendono le varianti al cavo alto, basso, lat machine singola molto più allenanti per il gran dorsale. Quindi analizzeremo nel dettaglio perché effettivamente queste varianti possono dare uno stimolo in più alla vostra schiena e ne parliamo dopo la sigla. Quello che bisogna sapere è molto semplice e lo dirò proprio in soldoni senza andare in tecnicismi eccessivi. Il gran dorsale che cosa fa? Parte fondamentalmente dalla bassa schiena e dalla colonna e passando attorno alla cassa toracica si inserisce dietro il braccio. Più soldoni di così. E che cosa comporta questo? Questo comporta che il dorsale si allunga in base alla posizione ovviamente del braccio. Quindi, partendo proprio dal pratico, nella classica modalità in cui noi facciamo pulley, il classico pulley che si insegna nelle palestre e che ai principianti insegno anch'io, premetto, non va bene, perché la classica esecuzione del pulley è proprio col tronco iperesteso, petto aperto, eccetera. E cosa comporta? Che il dorsale sia totalmente accorciato. E se voi in effetti provate a fare pulley, lo sentite da voi che non c'è tutto questo gran stimolo nel dorsale, ok? Cosa comporta fare il pulley o i vari rematori con la gobba, diciamo, in cifosi accentuata? Comporta che si va ad allungare il dorsale. E questa modalità di esecuzione, se voi provate proprio a mimarlo, sentirete che va a contrarre il dorsale molto di più, perché noi andiamo a contrarlo in una posizione di allungamento, così invece è accorciato, c'è poco da contrarre perché è già accorciato, più lo vado a contrarre lo stimolo è effettivamente basso e quello che andiamo a fare è poco. Se noi invece andiamo ad allungarlo per bene protraendo le scapole, quindi se noi andiamo a protrarre le scapole lo stimolo sul dorsale aumenta. Quindi il pulley, dopo che avete magari padroneggiato un attimo, avete una buona propriocezione, contenendo la schiena, volendo neutra, bacino leggermente retroverso magari, lo possiamo andare a fare in allungamento. Quindi andando a fare questo, fermandoci ad altezza busto, senza andare troppo indietro, questo, se provate, va effettivamente ad aumentare di tanto la contrazione dorsale. Perché partiamo in allungamento, allunghiamo finalmente sto benedetto dorso. E quando noi andiamo a farlo, questo esercizio monolaterale, andiamo ad allungarlo ancora di più. Quindi se io mi metto, ad esempio, a 45 gradi, rispetto a tirare così, mi metto così, sempre focalizzandomi, punto chiave di tutti questi rematori, sul portare avanti la spalla, perché io devo fare quello che ho appena detto del pulley, no? Devo protrarle, allungare il dorsale. E se io lo allungo e faccio anche questo, quindi il braccio lo porto davanti a me, vado ad allungare ancora di più tutti i fasci del dorsale. Poi a seconda della direzione del cavo posso allungare più delle determinate fasce, magari lombari, toraciche, eccetera. Però il punto è che il dorsale si allunga di più. Quindi se io vado a fare questo, facendo un rematore a un cavo alto, si sente proprio tutto l'allungamento del dorsale. Quindi la contrazione, che avviene sempre, mi raccomando, portando il braccio vicino al busto, senza dover tirare troppo, basta portarlo proprio a fianco, la contrazione che si sente a livello dorsale è molto più alta. Questo vale sia per il cavo alto che eventualmente cavo basso, cioè sentite proprio come il dorso si allunghi. Si allunga, ripeto, anche la zona scapolare, pazienza, però questo lo rende un esercizio maggiormente per il dorsale. E per quanto riguarda la lat machine singola, si va un po' in contrasto a quello che abbiamo detto della classica lat machine, perché è verissimo, sacrosanto, soprattutto poi quando si fanno trazioni, che io devo stare col petto ben aperto, il discorso che a 110-120 gradi la leva del dorsale cessa ad essere favorevole, tutto quello che volete. Ma in un'ottica monolaterale, in cui proprio vogliamo focalizzarsi ancora di più sul gran dorsale, possiamo andare a applicare quello che abbiamo appena detto, cioè a cercare di allungare il più possibile il dorso.
Quindi quando noi andiamo a posizionarci ad un cavo alto, anche qui possiamo tranquillamente fare questo. Quindi possiamo, se voi vi posizionate in questo modo, in una sorta di lat machine, sentite tutta la muscolatura dorsale che si allunga e il presupposto esecutivo poi è lo stesso, cioè porto verso il basso. In tutti i vari rematori poi, ve ne accorgerete se li provate, tenere la posizione supina, quindi non andare in prono supinazione, permette di allungare molto di più il dorsale, sentirlo di più. Quindi se io tengo la posizione così, sentite proprio tutti i fasci che si allungano. Se io vado a far questo, perdo un po' l'allungamento, per una questione di angoli. Quindi il punto di tutti questi rematori, cavo basso, cavo alto, lat machine singola, è andare a chiudere, a portare avanti la clavicola. Quindi io devo praticamente chiudere il petto e facendo questo vado a allungare il dorsale. A livello lombare, come ho già detto, si può stare neutri, leggermente bacino retroverso, però neutro secondo me è la cosa che permette di avere un miglior controllo della situazione. E questo vale per tutti i vari rematori. Quindi il motivo per cui su Instagram impazzano è che si è scoperto, tra virgolette, che il dorsale non si allunga. Nel classico pulley fa abbastanza schifo da questo punto di vista, il pulley classico, vertical row, quello che volete, ma si allunga bene soprattutto quando andiamo a portare il braccio davanti a noi. Qui sentirete proprio tanto tanto il dorsale, tanto che mi viene da dire se il vostro focus è l'ipertrofia, il vostro focus è migliorare esclusivamente la zona di dorso, ve ne fregate delle trazioni e quant'altro, potete anche pensare di dedicarvi esclusivamente a rematore alto, basso, lat machine singola, perché a livello dorsale è molto meglio. Poi c'è tutta la questione forza, che con le trazioni è importante, la lat machine doppia comunque la terrei, però focalizzarsi su questi esercizi secondo me è un ottimo modo per finalmente sviluppare una buona propriocezione dorsale e sviluppare una buona forza. Spero di avervi chiarito questo dubbio del perché questi esercizi vanno così di moda, semplice, funzionano e sono ottimi. Se avete delle domande, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.